Allora, benvenuti quindi al terzo incontro della rassegna Ombra Nera dei Margini. Vi ricordo sempre un progetto organizzato dall'Associazione a Mano Disarmata con diverse partnership, tra cui il Nuovo Cinema Aquila. Abbiamo anche oggi Fabio Meloni e il regista Mimmo Calopresti. Abbiamo ancora con noi, dopo l'incontro di ieri, Maria Sole Di Maio, anche se oggi presentiamo un altro film che è Non essere cattivo di Claudio Carigari, anche questo è un film recente, perché è un film del 2015, poi chiederemo, ecco, come al solito, decenni di regia, di introduzione al film a Mimmo Calopresti. Ma prima di parlare del film, della proiezione di oggi, mi faceva piacere, abbiamo la fortuna di avere di nuovo con noi Maria Sole Di Maio, se spero che vi faccia piacere, raccontargli alcuni commenti, alcuni pareri che sono emersi dalle vostre schede. Sono arrivate più di 70 schede, quindi ci sono state diverse reazioni alla visione del film Il diario di Carmela, che avete visto in tantissimi, perché poi io ho anche le statistiche della piattaforma e ho visto che insomma, moltissimi ragazzi l'hanno visto. Poi le reazioni sono state, come dicevo, anche diverse. Il 70% però di voi lo consiglierebbe a un suo coetaneo, e questo credo che sia un bellissimo successo per chi ha faticato a concluderlo, tra cui la nostra giovane attrice, a cui quindi rigiro subito una dei commenti che è stato fatto. Ecco, in molti di voi non si sono identificati, che è una delle domande delle schede, come avete visto, è l'identificazione con i personaggi. Non si è identificato con nessuno dei personaggi, perché per fortuna, dico io, vive in un contesto molto diverso e non ha gli stessi problemi di Carmela, però ha riconosciuto alcuni degli atteggiamenti degli amici. Quindi volevo chiedere anche a mia ardua sorella, che ovviamente conosce bene anche il testo del film, se questo vuol dire che, insomma, gli altri personaggi sono anche importanti nell'economia della storia. Assolutamente sì, ma ognuno a suo modo, partendo dai ragazzi che poi erano i miei coetanei, finendo con la madre, che è un personaggio meraviglioso, interpretato da Titti Nuzzolese. C'è questo rapporto tra Carmela e la madre che è incredibile. Abbiamo avuto qualche critica, soprattutto poi sto al corrente di tutto, forse sull'evoluzione del loro rapporto. Però alla fine sono sempre scelte registiche che vanno condivise oppure no. Però sinceramente io e Titti l'abbiamo condivisa. E per quanto riguarda anche poi soprattutto i ragazzi, per esempio il personaggio di Teresa, per quanto ecco, possa essere particolare in quella realtà lì, estrapolandolo da quel contesto, io l'ho rivisto. Per esempio, anche molte mie coetanee su Roma che non vivono quella particolare situazione, però come atteggiamenti e come propensioni ne sono molto vicine. Per Sì. esempio, è molto simile il caso di Baby, non lo so, però lì si parla proprio del fenomeno sociale di queste ragazze che chiaramente vivendo in un altro contesto e comunque frequentando un altro tipo di luoghi, però facevano la stessa cosa, perché fondamentalmente non avevano. Baby è la serie Netflix che è uscita l'anno scorso, forse ci sono 3 stagioni, e parla del fenomeno di queste ragazze che appunto frequentano feste o comunque si prostituiscono, giovanissime, liceali, perché non hanno altro, comunque è molto più semplice guadagnare in quel modo lì. Ed è un fenomeno sociale che comunque probabilmente è il mestiere più antico del mondo, Sì, però esiste anche, sì. diciamo, in altri contesti, non per forza così degradati. Ma Esatto. io sarei anche, a proposito di identificazione, di meccanismi psicologici, ti chiederei, ma secondo te, Teresa quindi è
una persona meno forte di Carmela. Come possiamo vederla? Ma io credo che semplicemente abbia molti meno punti fermi, nel senso che Carmela qualche certezza ce l'ha e nel senso lei trova se stessa nel suo diario o comunque nella musica jazz o nella stessa lettura. Teresa, no, il suo punto fermo è Carmela e basta. E poi è in balia di tutto quello che succede attorno e quindi degli amici, delle droghe e dei soldi facili e di tutta quest'altra storia qui. Quindi forse è proprio una questione di punti fermi, di identità anche, molto probabilmente sì. Ecco, forse far riferimento solo a un'amica è anche una pericolosa tendenza, mi viene da Sì. dire. Potrebbe essere anche vista in questa chiave. Non so se qualcuno dei ragazzi vuole intervenire sul film di ieri alzando la mano e se l'ha visto e su questo aspetto magari del rapporto con gli amici vuole dire qualcosa. Se ci sono esperienze che gli ricordano, gli hanno ricordato dei meccanismi, ecco, se non il contesto. C'è nessuno che vuole intervenire? Va bene, allora chiederei a Fabio di fare un commento su questo, se diciamo secondo lui, rispetto anche al discorso che facevi ieri dell'uso delle droghe, se il discorso del contesto di amici aiuta o non aiuta, che ruolo ha secondo te che emerge da questo film? Secondo me quello che diceva, a parte che il film è ben scritto perché c'è tutto un equilibrio molto sottile nei suoi passaggi, diciamo, di avvenimenti. E comunque sembra che il momento poi di scollamento da parte dell'amica di Carmela avvenga quasi quando Carmela comincia a avvicinarsi al ragazzo che frequenta lei. Allora lì il punto fermo probabilmente cade, perché Carmela non è più quella persona che è fuori e dentro, ma comincia a stare molto dentro. E questo in effetti è il momento critico della ragazza. Ci sono due o tre passaggi, anche due o tre sguardi. Non è tanto il fatto che il ragazzo ci stava prima lei e poi ci sta lei, no. È un fatto che la vede più contaminata, troppo contaminata. Comincia a vedere come se non può più proteggere né Carmela stessa né lei come figura dell'immaginario che ha di Carmela. Quindi sì, credo che l'aspetto importante poi sia proprio dell'amicizia, che di avere sempre dei riferimenti anche fuori da questi gruppi che sono in cui c'è tutto il contrario di tutto, perché poi il gruppo non è solo un elemento negativo, è anche un elemento positivo, perché Certo, ovviamente la indispensabile socializzazione per la crescita. La socializzazione è importante, però avere anche sì degli elementi anche esterni al gruppo fa molto bene, e dall'altra parte però quando poi quei punti fermi che comunque rappresentano coetanei vengono meno, è chiaro che poi diciamo la verità, cioè man mano che andiamo avanti e tutto quello che una volta era quel minimo di sicurezza e stabilità che erano le figure non solo dei genitori, ma anche le figure dei nonni ormai sono finiti, cioè nel senso noi apparteniamo ormai a una società nel quale quelle linee di esperienze, di racconto ormai non si scambiano più, cioè è Beh, specialmente in difficile questo momento, diciamo, no, si fa fatica anche a che... Sì, incontrarli, i nonni poverini. però non parliamo solo del Covid, in realtà sappiamo tutti che non ci possiamo nascondere dietro al fatto che difficilmente un genitore ti parla dei suoi momenti difficili, Sì. difficilmente quindi ti parla di come l'ha superati, anche i genitori ormai parlano solo dei momenti così,
trionfali della loro vita. Quindi anche questo fa parte di un sistema che in effetti poi lascia i giovani completamente soli. I giovani non hanno bisogno solo di questi riferimenti positivi, perché poi i riferimenti positivi, cioè, lasciano il tempo che trovano, cioè sanno attraverso la televisione, attraverso i famosi personaggi che vanno lì a far vedere quando sono bravi, quello che fanno, e quindi questa sanno che poi è un'ipocrisia, perché poi io, scusate, ieri mi sono lasciato andare su questa storia Maradona, ma in effetti è così, cioè nel senso sono i genitori che devono parlare anche delle loro difficoltà che hanno avuto, i nonni devono parlare delle loro difficoltà e di come le hanno superate. Se questa cosa qui avviene solo, guarda io come sono stato bravo, non fa altro che schiacciare. Uno degli elementi negativi quando c'è un tossicodipendente è il senso di colpa. Quindi è uscirne fuori da quel senso di colpa quando tu fai un percorso terapeutico è difficilissimo. E la maggior parte ricadono proprio perché non riescono a superare il senso di colpa. Quindi questi ragazzi poi si vanno a rifare o muoiono d'overdose perché non riescono a sostenere il momento dell'abbandono della dipendenza, quindi quando passano la ruota, diciamo, proprio il problema del senso di colpa. Ora, se tu trovi un genitore che ti dice, vedi, tu hai fatto sta stupidaggine, quando invece tuo fratello o tuo cugino, vedi quello che fa, quello è un elemento positivo, allora è il disastro totale. E quindi per questo, dico, quello, cioè, voglio dire, non è così. La vita è piena di errori, piena di errori. Abbiamo un buon dialogo in famiglia, diciamo, è l'ideale e aiuta sicuramente un buon dialogo anche su... Di profondità, di esperienze, arricchirebbe senz'altro. Va bene, io volterei perché sennò il tempo qua stringe, non parliamo del film di oggi. Chiedo ovviamente a Maratone di restare con noi perché può dare il suo parere anche da attrice, da esperta di cinema, anche al film di oggi. Oggi parliamo di Non essere cattivo, che è il film che vedrete a breve. È un film, dicevo, del 2015, Claudio Caligari, un regista un po' particolare, con una storia un po' particolare, poi ecco, Mimmo magari ce ne parlerà. È un film che ha tra i protagonisti, tra gli interpreti, un attore che molti di voi conosceranno, che è Marinelli, che tanto per citare un suo ruolo molto noto, è lo Zingaro. Come si dice, lo chiamavano Gig Robot, quindi un film che molti di voi immagino avranno visto, ma ha fatto anche tanti altri film, insomma, ormai è un attore molto noto e popolarissimo. Tra l'altro, sia nel film di oggi, sia nel film di giovedì, dove invece in Favolacce troveremo un altro interprete molto, molto noto, che è Elio Germano, no, avrete due attori, diciamo due attori del momento, per così dire, cioè due attori in questo momento molto prolifici. E... Vabbè, anche Borghi, Sì. E Borghi, certo, che è il coprotagonista del film di oggi. Sì. La vicenda è ambientata a Ostia, quindi una zona sicuramente più vicina, più facile per voi da comprendere, però è un'Ostia del 1995, quindi si fa anche qua un salto indietro, in cui c'è sempre le tematiche di ragazzi, giovani che vivono un po' in un contesto di marginalità come vissuti, di marginalità come difficoltà a trovare un'identità nel lavoro, in attività positive, creative, insomma, ma anche loro un po' allo sbando. Rispetto ad Accattone, facciamo un salto ovviamente d'epoca, però il film è anche ispirato, perché Mimmo, se non sbaglio, Caligari non ha nascosto, ma è nascosto, diciamo, di essersi proprio ispirato anche a Pasolini, no? Assolutamente, c'è cioè un film, questo è da confrontare molto col primo film che abbiamo visto, no? Sostanzialmente, addirittura l'ambientazione Stella d'Ostia poi ha un legame fortissimo con Pasolini, no? Luogo dove poi lui è morto sostanzialmente, no? Quindi io sono stato ultimamente, insomma c'è una parte
del film che così sembra. Non è, ci sono dei luoghi che non sono cambiati per niente fino ad oggi sostanzialmente. Purtroppo sono pochi perché, come dire, c'è un processo di abbandono di quel mondo lì anche da un punto di vista iconografico. No? Invece, secondo me, bisognerebbe essere bravi e quei luoghi cinematografici come sono Ostia, eccetera, bisognerebbe invece, come dire, sostenerli, non perderli, non farli, non abbandonarli, no? Anzi, farne luogo di ricerca, no? Anche per i ragazzi che possono andare a visitarli, vedere, capire, no? Vedi un film, poi vai a vedere il posto, capisci cosa è cambiato, no, eccetera. In un'idea di formazione ormai che, come dire, forse questa cosa che stiamo facendo, no? Dovrebbe poi diventare più forte, no? Cioè, nel senso che vedi i film, poi puoi andare a vedere i posti, poi puoi andare, come dire, a vedere la storia di quei posti lì, no? Quindi, come dire, i film diventano il momento veramente di il libro della vita, no? In cui c'è tutto, c'è la storia, la scienza, l'architettura, no? Perché il cinema c'ha questa grande fortuna, no? Fai i conti con molte cose che sono la scenografia, la fotografia, ma come dire, un regista, e Caligari, qui poi vi racconto un po' la storia di Caligari, che è un regista molto particolare. Come dire, un regista di solito ha a che fare veramente con molta conoscenza, ha bisogno di a che fare con molta conoscenza, cioè ha bisogno di capire per poter poi ritrasmettere delle cose. Quindi deve essere informato, deve conoscere, deve studiare, deve, come dire, avere rapporti con le persone, no? Pasolini, da questo punto di vista, è stato veramente, lo dicevo l'altra volta, il primo che ha fatto, ha preso e è andato lì dove c'erano le persone, ha vissuto insieme a loro, ha insegnato, no? Dove raccontava nelle borgate, eccetera, così. Quindi Caligari, che è uno che viene da un film importante nel cinema italiano, Caligari è scomparso mentre stava per finire questo film, rimane il suo testamento sostanzialmente, no? Che è anche una Ma storia travagliata, la realizzazione dello stesso sì, film. dello stesso film, perché poi l'ha finito il produttore, che è il nostro attore, bravissimo, mi sfugge in questo momento. Simone Isola. Non solo Simone Simone, non Simone, ma Isola. l'attore Mastrandrea. Valerio Mastandrea, Ah, l'attore che era molto Mastrandrea. legato, come dire, da un Sì. punto di vista di amicizia, no? Con Caligari, quindi lo ha, come dire, alla fine supportato fino alla fine, per finire questo film, per il montaggio di questo film, eccetera. Ma questo è un film che ha un legame fortissimo col suo primo film, che era Amore Tossico, no? Che quando arrivò nel panorama italiano, anche lì fu una rivoluzione, no? Nel senso che è l'inizio del film, è un remake sostanzialmente di Amore Tossico. Devo dire che io l'ho rivisto ieri. Come dire, su dove passa in questo momento, me l'avete riproposto voi su Rai Play, e purtroppo mi sono accorto di una cosa, no? Che i film che vanno in televisione vengono un pochino edulcorati, no? Perché l'inizio d'Amore Tossico è un inizio in cui ripete, l'inizio di Vanessa Cattivo ripete Amore Tossico, questo dialogo tra questi Sì, due c'è tossici, no? proprio un parallelo. Un parallelo preciso, no? Quasi matematico, fa il regista. Ti rifaccio la stessa cosa 20 anni dopo, 30 anni dopo, 40 anni dopo, e vediamo cosa è cambiato, no? In quella cosa lì. Perché l'assunto di questo tipo di film, di questo tipo di registi, è che il mondo che raccontano, e qui voi lo stiamo facendo, diciamo, dentro una rassegna, il mondo che viene raccontato è il mondo dove ci sei tu, dove c'è il regista, dove c'è la storia, eccetera. Per questo non c'è un problema di identificazione. Che succede? No, posso così. Andiamo avanti? Buongiorno, scusate il Buongiorno. ritardo. Va bene, andiamo avanti, prego. Prego, Allora, prego. il mondo è, come dire, è uno degli assunti, no? Cioè, il mondo che vale, qual è? Quello che stai vivendo tu, quello che stanno vivendo gli altri. Di solito un regista che racconta quella storia lì, racconta il suo mondo, in questo caso qui, no? E quel mondo lì vale per tutti. Vale per tutti, ovviamente estremo, ovviamente, come dire, con dentro delle caratteristiche molto complicate. La differenza di questo film, per esempio, rispetto a quello che avevamo visto lì del Diario di Carmela, qual è? No? Che qui gli attori sono preminenti, no? Fanno fare un salto a tutta la situazione legata al loro modo di recitare, no? Allora,
volevo fare un parallelo, Diario di Carmela, che sembra che racconti un Sì, modo. poi magari chiediamo anche a Maria Sole se... Ecco, Sì. lo vedo. Sì, sono ancora qui. Sei... Ho disattivato la camera perché stavo leggendo delle email e ascoltando voi Va bene. contemporaneamente, ma ci sono. Sì, no, ti dicevo Maria Sole che mentre nel tuo film c'è una sottrazione, eppure si parla di droga, prostituzione, qualunque cosa, no? Alla fine è tutto molto delicato, molto asciugato. Qui invece succede esattamente l'incontrario. Gli attori, boom, amplificano tutto, no? Lo fanno C'è diventare un'estroversione totale. assolutamente, lo fanno diventare più forte. Qualche volta mi chiedo, le persone si identificano di più in questo tipo di rappresentazione o nell'altro tipo, no? Che il problema quando si vedono questi film, no? Dici, ma quanto ci credo io a questa storia? Quanto cavolo ci credo a sta follia di Ecco, lo Manlevi? chiederemo ai Esattamente. ragazzi nei commenti, mi raccomando, tenete anche presente queste differenze perché è proprio il senso della rassegna anche. Vedere come nel cinema ci sono grandi variazioni di stile anche in base alle scelte di tono, diciamo, di recitazione. Qui sicuramente un film in cui ci sarà molta più azione, cioè ci sarà c'è molta più azione, c'è molta più anche violenza proprio Sì, esplicitata, anche se non è assolutamente. un film con sparatoria, non è un film sulla criminalità, però c'è tanta violenza agita in diversi modi. Sai cosa mi sconvolge questo film qua? Che poi è un film molto buonista, sostanzialmente, no? Che è Sì, incredibile. Alla fine c'è finisci tanta violenza, però nello stesso tempo tutti il buoni, forse, sì. personaggio di Vogliono Cesare hai bene. voglia di Vittorio. coccolarlo, di Sì. prendertelo tra le braccia. Qui la bravura. Che dici, Maria Sole? Anche proprio la bravura dell'attore che rende questa fragilità. Assolutamente sì, assolutamente. Poi parliamo comunque di due che erano due grandi promesse del cinema italiano e adesso sono, penso, assieme anche a Elio e Germano, due, tre attoroni che io Sono stimo confermate, profondamente ampiamente. e li seguiamo proprio passo passo, capiamo cosa studiano, quali workshop fanno. C'è tantissimo da imparare, secondo me, da Borghi, Marinelli, ma lo stesso Elio e Germano. Tra l'altro hanno anche loro un rapporto meraviglioso e forse anche questo rende poi più vero il film, nel senso che tra Luca Marinelli e comunque Alessandro Borghi c'è un rapporto di amicizia bellissimo, che non so se sia nato su quel set, però in generale lo percepisci e anche da attore vedi che c'è del vero ed è meraviglioso. Sì, perché ricordiamo anche una storia di amicizia tra Sì, Cesare, sì, sì, sì. no, Mimmo, Ma tra... forse il film è legato all'idea della storia di amicizia, no? Che, come dire, è il centro del film alla fine, no? Perché tutto il resto, è le pistole, è la droga, eccetera, diventa sovrastruttura, no? È il luogo dove queste Certo. due persone stanno vivendo semplicemente, ma quello che succede dentro una storia è quello che tu vivi intimamente, no? In questo caso. Al di là come dire, della società che ti sta intorno, tu intimamente stai vivendo una storia di amicizia, è molto bello il momento in cui il personaggio di Borghi sta aiutando quello del pazzo di Marinelli, no? Questa cosa qui. La cosa che mi colpisce di questo film è quest'idea che Caligari, come dire, è arrivato alla fine della sua vita, sapeva che era la fine della sua vita e si vede in questa cosa qui. In questo film qui si vede proprio, mentre va verso la fine del film, vediamo che sta andando verso la fine della sua vita, come che c'è una specie di sua redenzione personale, no? Io l'ho conosciuto con molti di noi, c'erano rapporti, lui era famoso nel nostro mondo per essere il regista estremo, che non ti concedeva niente, no? Che ti inchiodava la tua responsabilità. Mi ricordo l'ultima volta che l'avevo Ma è visto già. lezioso. No, ma l'ho visto l'ultima volta che l'avevo visto, diceva, Ami, ma non è che stai diventando borghese, no? Cioè, aveva questo modo di esprimersi, no? Questo, cioè, ti stimava, ma non voleva, come dire, vederti fuori Sì. dal tuo percorso, no? Quasi, Sì. come dire, se Un racconti artista crudo, vero, insomma. vero, no? Fino in fondo. E quindi l'amicizia la legava molto a queste cose qua, no? Quanto tu eri coerente nella vita, no? Quanto tu eri veramente vicino a un certo tipo di mondo, eccetera, e lo rappresentavi in maniera giusta, no? Ecco, c'è un'idea qua, per esempio, sul discorso della verità che stiamo facendo. In tutti questi film,
c'è un'idea tra rapporto tra realtà e verità, no? Stiamo cercando di sviscerare questa cosa qui, no? Non è che tutto quello che si muove intorno, come dire, è vero, no? La verità dobbiamo cercarla noi, è un rapporto individuale col mondo. Quindi sì, usiamo sì. I film, usiamo la vita, usiamo i rapporti, usiamo la famiglia, usiamo qualunque cosa per cercare la verità della vita, no? Sì. La verità per noi, per quello che noi stiamo vivendo in quel momento lì, senza esempi, senza come dire, costruzioni, no? Dobbiamo cercare qualcosa, il cinema ha questa possibilità, per questo il cinema sarà eterno, secondo me, il cinema nel trasportare, nel ricreare mondi, crea sempre un mondo il cinema, no? È una cosa quasi evangelica, no? Cioè, sei tu il creatore del mondo, no? Come regista. Come alcuni romanzi, insomma. Esattamente, esattamente. Però il cinema, sai che c'è una cosa pazzesca, che sono le immagini che rimangono, no? Chiaro. Pensa, per noi oggi, Ostia, è quella dei film. Non è vero che c'è quell'ostia, cioè se tu hai l'ostia domani, no? Non sì. Vedrai. Dopo che hai visto questo film è un immaginario di ostia che ovviamente è un'idea di ostia, ma non è ostia. Però l'ultima cosa che ti dicevo appunto, però per ritornare all'inizio, il mondo è sempre dove ci sei tu, è quello che stai facendo, capito? Per chi lo rappresenta. Allora questo diventa onesto, no? Diventa onesto ed è una proposta, non è che tu devi diventare come i due di quel posto lì, non devi pensare che la vita, cioè avere la loro aspirazione, eccetera. Devi semplicemente confrontare la tua vita con la loro. E questo è già un passo avanti, no? In un rapporto educativo col mondo e di conoscenza. Sì, e credo che questo sarà il compito, ecco, dei ragazzi nelle loro schede, proprio cercare di non tanto di fare la loro bella critica scritta bene, e molti vedo che già hanno interpretato in questo modo, diciamo, il lavoro successivo alla visione del film, ma proprio vedere che corrispondenza c'è con il loro vissuto, il loro intimo, e se, ecco, li ha stimolati a qualche riflessione. Mi sembra che un altro tema, e do di nuovo la parola a Fabio Meloni, è quello reso molto bene, secondo me, l'alternanza tra un ruolo salvifico che Borghi prova a assumere e l'identità, diciamo, folle, un po' distruttiva di Cesare, il personaggio di Marinelli. È un equilibrio sempre molto altalenante. Che rischia di spezzarsi, mi sembra, no? Infatti sì, volevo proprio parlare di la cosa, forse secondo me, che è un po' meno riuscita di questo tipo di film. Cioè, allora, Non essere cattivo è un bel film e va visto come un film. Il problema è che in realtà di dietro c'è tutto questo aspetto sociologico, antropologico, che molti critici o giornalisti vogliono riportare, sia in questo film come in altri film che hanno riguardato Ostia. Assolutamente non è così, non è così facile che poi uno dei due o comunque un personaggio decida di rompere rispetto a un certo ambiente e semplicemente perché magari trova qualche appiglio. Vi assicuro che non è così facile, è difficilissimo, quindi più si struttura un'amicizia su quel tipo lì, su quel tipo di rapporto, di rapporto, diciamo, appunto legato al borderline della vita, e più servono anni per uscirne poi fuori. E non è solo una persona, no. Cioè, e poi c'è ovviamente tutto un microclima che c'è su Ostia, che è terrificante. Ostia, in realtà, Caligari, il regista appunto Caligari, c'è rientrato a differenza di varie fasce. Ha fatto Amore tossico, che è il 1982-83, non mi ricordo, e comunque è ambientato in un periodo in cui c'era la nascente banda della Magliana. E poi ha fatto questo film, appunto ambientato nel 1985, ma è importante perché è stato realizzato, è vero, lui ci stava
lavorando da molti anni, però poi alla fine quello che conta è anche la realizzazione contestuale che è avvenuta, mi sembra nel 2013 o nel 2014, anche se il film è poi del 2015. Cioè il concetto di tutto questo è che Ostia è una di quelle realtà romane che è maggiormente controllata da parte della mafia organizzata, la malavita organizzata, cioè Ostia, i gruppi così delle batterie non si muovono come vedrete qui nei film, nel film. Ostia, non puoi fare una rapina se c'è qualcuno che ti dice che la può fare. È una di quelle realtà nella quale è nata la banda della Magliana. La banda della Magliana non nasce a Magliana, non nasce a Roma, nasce a Ostia, e nasce a Ostia fondamentalmente proprio per una volontà da parte di Cutolo, che non riusciva ad avere il potere su Roma. Roma, siccome era sparsa di gruppetti di disperati, questo sì, come vedete su questo film Non essere cattivo, in realtà aveva bisogno, le mafie italiane avevano bisogno di operare anche su Roma e non riuscivano, perché questi gruppetti che controllavano le varie zone di Roma erano poi in realtà molto forti quando poi qualcuno dall'esterno provava a entrare sul territorio. E quindi Ostia c'è una densità criminale che fa veramente paura, e c'è un clima terrificante. Si è strutturato maggiormente negli anni 70, quando attraverso un criterio sconsiderato hanno portato nella zona appunto dove poi è morto Pasolini, tra l'Idroscalo e il famoso quartiere Nuova Ostia, case letteralmente costruite con la sabbia. Ci hanno messo lì tutti quelli che uscivano, tutti i rom delle famiglie più importanti, quindi Spada, che erano imparentati con i Casamonica. Poi ci hanno messo dentro tutti gli ex detenuti, come uscivano fuori, e anche le occupazioni, diciamo, più o meno si è creato un cocktail, come diciamo, sì, che c'era veramente negli anni 70. Se tu arrivavi lì a Nuova Ostia, come se c'hai le barriere, cosa che poi si è consolidata negli anni. Ora Cutolo, che non sapeva cosa fare, ha detto a uno che abitava appunto tra Ostia e Acilia: ma perché non fai un coordinamento di tutti i ragazzetti che non contano tanto, che però se noi gli mettiamo il cappello sopra come nuova camorra organizzata avrete un supporto. E poi vi ha fatto entrare pure la mafia, l'andrangheta e tutti. Ossia, vi assicuro che se fai una rapina, il giorno dopo sanno chi l'ha fatto, la criminalità, sanno chi ha fatto quella cosa. E quindi all'interno di questo sistema è difficilissimo, una volta che ce ne stai dentro, uscirne fuori. Il film, vedetelo come un film, è molto bello, perché a mio avviso è una delle opere più riuscite nel cinema italiano negli ultimi 20 anni, perché ha un buon equilibrio, gli attori sono ben diretti, ovviamente, sono molto bravi, però non è assolutamente quel film che da un punto di vista sociologico dà un'indicazione forte, né quello né tantomeno Suburra, peraltro. Poi volevo dire una cosa: la nostra cooperativa ha veramente svolto un lavoro, cioè io stesso ho preso le coltellate a Ostia per togliere una spiaggia libera alla mafia di Ostia, al gruppo Fasciani, che faceva da network, ex banda della Magliana. Sì, sì. E ricordiamo che poi recentemente, diciamo, ci sono state tante, tante inchieste, anche grazie a Federica Angeli, che tra l'altro ha intitolato, diciamo, il suo libro, che poi di cui hanno fatto un film anche con lo stesso nome della nostra associazione. No, lo dico solo per collocare un po' i fatti anche temporalmente per i ragazzi, ecco, diciamo, c'è tutto uno sviluppo criminale di Ostia, di cui Fabio ci sta raccontando, che è diverso, non ha nulla a che fare con quello raccontato nel film, in cui è proprio uno scenario di fondo, ma che non viene approfondito, ecco.
No, ecco, e questo è importante perché poi la mafia dov'è che diventa veramente importante e strutturata? Dove c'è un porto? Noi lì a Ostia abbiamo l'aeroporto di Fiumicino da una parte, poi in più il fatto che a Fiumicino ovviamente c'è anche il porto e Ostia di fatto adesso anche a Ostia c'è il porto e comunque il collegamento di tutta la droga che arriva a vari livelli e di tutto il riciclaggio. Oltretutto, Ostia, e questo il film è interessante perché lo fa vedere, proprio negli anni 90 ha iniziato a caratterizzarsi anche come luogo serale di locali, di Sì. movida e quindi ovviamente avevano una situazione di controllo di eroina, ecstasy, pasticche, cocaina e quindi è diventato veramente quello che è Un cocktail esplosivo in cui assolutamente, assolutamente. difficilmente si può uscire una volta che appartieni a quel giro. Mi Posso pare che dire Mimmo un'ultima volesse. Prego. cosa? Sì, riportandolo sul terreno filmico, no? Che questo film qui bisogna vederlo assolutamente pensando ad Accattone, no? Ci sono delle scene che sono remake, loro davanti al bar, quando parlano del lavoro, c'è un'idea del rapporto col lavoro e con la vita. Pasolini aveva già messo negli anni 60, come dire, in piedi. No? E sono delle grandi differenze, no? E il discorso da cui arriviamo poi con Fabio, diciamo, di che cos'è oggi la realtà, no? Di Ostia, delle persone marginali, eccetera, no? Pasolini l'aveva individuata con un'idea profetica incredibile già negli anni 60. Voglio dire, se uno riesce a vedere Accattone, finisce che Accattone cancella tutti gli altri film. Mi dispiace dire questa cosa, ma è un classico, no? Del cinema, no? Quando tu hai un capolavoro che svela qualcosa. Questo resiste nel tempo, no? E riesce a raccontare Sì. fino ad oggi. Quindi, se qualcuno ci riesce, se riesce a vederlo con questo parallelo, capirà moltissimo dei discorsi sottintesi dentro quel Sì, mulino di diciamo, ci sono trasformazione. dei discorsi universali, come dicevamo nel primo Esattamente, incontro, esattamente. dei temi universali che poi trovano delle accezioni specifiche, particolari, ovviamente in cui il racconto cinematografico racconta solo una parte. Ha fatto bene Fabio anche a Esattamente. rimandarci alla realtà, che è molto più complessa, articolata, però ecco, ci sono dei temi universali dentro questi film e uno di questi è sicuramente il rapporto con il lavoro come salvezza. Bravissimo, fondamentale. Un tema fallito, diciamo, come in Accattone, come in Cesare, come Bravissimo. vedrete, ma prego, prego. Volevo dirti una cosa, che Pasolini, forse più di tutti noi, aveva di per sé un'arma. Come dire, potente, no? Che poi c'è nel film nel diario di Carmela. Aveva l'arma della poesia, no? Carmela c'ha il suo diario, la sua scrittura, la sua musica, eccetera, no? Dentro il suo film, Pasolini ha avuto dalla sua sempre quest'arma della poesia, no? Che, come dire, è più potente poi del gioco filmico, no? È più potente di tutto, no? E quindi Sì, rimane eterna. No? sì, Boom. Un film di Pasolini rimarrà per sempre, capito? Ti voglio dire, Accattone rimarrà per sempre. certo. Mentre gli altri film magari con la realtà non tengono, non lo so, non è compito mio dire questa cosa qui. Però non dimentichiamoci questa cosa qui quando vediamo un film, no? Sì, I registi certo. possono avere delle armi potenti con cui vincere e raccontare. Ecco, Pasolini aveva la poesia, per sua fortuna, ecco. Bene, bene. E con quest'ultima annotazione, quindi avete tanti elementi da osservare nella visione di oggi, tanti temi sono stati sollevati. Ringrazio nuovamente tutti i ragazzi che sono stati con noi. Buona visione, da ora in poi il film è disponibile sulla solita piattaforma. Ringrazio quindi di nuovo Fabio Meloni, Mimmo Calopresti, Maria Sole Di Maio, che salutiamo e speriamo di incontrare dal vivo quindi presto a un evento al cinema e di vedere anche nelle sale presto, magari con un'altra opera. Ringrazio tutti i professori che sono stati con noi e che comunque ci aiutano come sempre a coordinare. Ci vediamo domani alla stessa ora. Per invece domani parliamo di Ah, ecco, volevo prego. dire proprio questo. Domani appunto sarà Ciudad de Deus, che è Cidade de Deus. un film molto
molto interessante, molto bello dal punto di vista visivo, c'è spiagge, mare, Brasile, Rio, favela. C'è molta musica moderna, accattivante, il film è sicuramente molto accattivante, molto giocato con una fotografia splendida, è stato tacciato delle volte che è anche molto spot come film. In realtà quel film ha creato veramente un bisogno da parte dei stessi protagonisti. Alcuni erano appunto, anzi la maggior parte erano tutti alla prima esperienza, che hanno continuato come gruppo, è diventato un caso anche in Brasile, hanno fatto una serie di serie televisive. Va bene, non anticipare troppo, se no domani ci parliamo. Dai, oggi hanno il film di oggi, poi domani parleremo di Cidade de Deus. E non so se Maria Sole lo conosci, vuoi tornare, ci fa piacere. Grazie, no, è che io dovrei iniziare a seguire le certo, certo, va bene. Allora ti salutiamo e alla prossima iniziativa. Grazie molte. Arrivederci. Grazie a tutti. A buona visione. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao.